Benvenuti a tutti a una nuova masterclass legata a Identità di Champagne, firmato Veuve Clicquot. Un momento importante per noi, anche in questo momento comunque di difficoltà e di complessità, per celebrare comunque i talenti dell'enogastronomia al femminile. In particolare oggi abbiamo qui con me Chiara Pavan del ristorante Venissa, nei pressi della splendida Laguna Veneziana, che ci presenterà un piatto in abbinamento alla Grand Dame 2008. Ma non sarò io a gestire la masterclass, ovviamente tu sarai la protagonista indiscussa, ma insieme a me ci saranno Margot Schatter, giornalista enogastronomica, e Chiara Giovoni, ambassadore de Champagne 2012, nonché anche wine expert e giornalista. Io allora introduco Chiara. Chiara, ciao. Ciao Margot, benvenute, ben arrivati. Non perdo, non occupo altro tempo, vi lascio al vostro momento insieme, va bene? Grazie. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie. Benvenuti a questa nuova masterclass insieme a Chiara Pavan. Allora, siamo qui oggi per scrivere un nuovo dizionario legato agli avvenimenti fra cibo e vino. Siamo qui oggi a parlare di futuro e vogliamo parlare di futuro proprio come qualcosa che non è che ci succede, è frutto di una pianificazione di progetti, è frutto di tempo ed è frutto di grandi esperienze. Noi parliamo di futuro anche in cucina volendo appunto trattare degli ingredienti e degli abbinamenti che normalmente sono sempre rimasti un po' ai margini di quella che era la cucina. Se noi pensiamo ai grandi abbinamenti di vini che sono sempre stati pensati sui grandi piatti della tradizione, della grande cucina, pensiamo a delle proteine di origine animale. Sappiamo però che nel mondo futuro e in quello che ci aspetta dovremo in qualche modo cambiare stile di vita e cambiare stile di alimentazione. Gli chef che sono sempre all'avanguardia in quelli che sono i processi di creazione invece ci sono già arrivati. E Chiara, sicuramente nella tua Laguna fai una cucina con una nota vegetale sicuramente importante. Oggi ci porti un piatto quasi, diciamo, provocatorio a livello vegetale. Vuoi parlarci, vuoi raccontarci che cosa andremo a cucinare assieme? Certo. Allora, oggi faremo un tempeh di mandorle con mela cotogna, una crema di mela cotogna, rosmarino, foglie in polvere, olio e fiori e malva, scalogni e malva. Allora, intanto parto velocemente a dire che gli abbinamenti sono tutti presenti nel nostro giardino e sono elementi tutti vicino tra di loro, con l'idea che ciò che sta vicino sta bene insieme.